Salve a tutti ragazzi, sono Ashura e questa è una nuova puntata di Ashura's Corner. Come voi ben sapete sono un fan sfegatato di Sailor Moon. Lo potete vedere dalla maglia, dal tre quarti del canale che a volte è fin troppo incentrato su Sailor Moon. E ogni tanto mi sono soffermato sulle censure giustificate da parte della Mediaset su alcune situazioni e alcuni personaggi di Sailor Moon. Tanto per fare un esempio vi parlo della storia d'amore tra Sailor Urano e Sailor Nettuno, che ai tempi mamma Mediaset andò su tutte le furie. Ma una delle censure, anzi uno dei personaggi più censurati e più criticati, furono sicuramente le Sailor Starlight. Le Sailor Starlight compaiono per la prima volta nella quinta e ultima stagione di Sailor Moon e secondo me è la stagione più figa e soprattutto quella più censurata, perché le Sailor Starlight compaiono sulla Terra per combattere un grandissimo nemico, il nemico più forte in assoluto che compare nel mondo di Sailor Moon. Le Starlight di giorno sono degli idol, quindi in pratica dei cantanti giapponesi, e la sera combattono il male. Però su questa cosa c'è una netta differenza tra l'anime e il manga. Nel manga le Starlight sono versione idol degli uomini, cioè delle donne travestite da uomini, e quando si trasformano sono donne. Invece nell'anime, ovviamente, perché la Mediaset questa cosa stava realmente sui marron glacé, sono degli uomini che poi quando si trasformano diventano delle donne. Sì, non c'entra nulla. E questo portò la disegnatrice di Sailor Moon su tutte le furie, perché era una censura assurda, perché negli anni 90 era impossibile pensare che delle donne magari sotto un copertura o altro potevano vestirsi da uomini e fare la parte di essere degli strafighi e soprattutto poi magari intralazzare con Sailor Moon e compagnia bella. Però questa cosa alla Mediaset secondo me saltò qualche testa e perciò fecero questo adattamento secondo me terribile. I nostri Seiya, Taiki e Yaten hanno avuto poi un adattamento per quanto riguarda i nomi veri e propri delle Sailor pessima. Cioè loro si chiamavano Sailor Star Healer, Sailor Star Maker e Sailor Star Fighter, che poi erano diventati tipo Sailor... aspetta, questa la devo ricordare perché era terribile. Era Sailor Polvere di Stelle, Sailor... aspettate, Sailor Star Cuore del Futuro, cioè io dico ma cavolo ti vengono, e poi soprattutto Sailor Star Regina del Coraggio, cioè ma cosa si sono fumati? Ma tralasciando un po' quello che sono i personaggi, io ammetto, parlare al meglio e descrivere in toto un po' le Sailor Starlight mi risulta alquanto difficile, perché sono dei personaggi molto particolari che hanno una giusta impronta e per una persona come me che vaga, vaneggia tantissimo, è alquanto difficile. Ma oggi vi mostrerò le Sailor delle Petit Chara dedicato alle Sailor Starlight. Questo set è stato acquistato su Big Japan a un prezzo esorbitante, perché voi dovete capire che queste cosine, che sono sempre alte 5-6 cm, hanno dei prezzi esorbitanti. Questo set è stato pagato, se non sbaglio, 52 euro, compreso le spese. Folle io, che sicuramente li acquisto, ma folle anche i produttori che li vendono a questi prezzi esorbitanti. Ed è stato uno dei set che è andato più a ruba. Cioè, il pre-order è durato 10 minuti e io mi sono svegliato alle 5 di mattina, sì, lo ammetto. Mi sono svegliato alle 5 di mattina per prendere un set, sia per me che per Sailor Papera. Però ammetto che ne valsa la pena, perché è davvero fighissimo, guardate che poi e questa è la confezione. Cioè solo di confezione, solo di disegno, è bellissima. Questa è la scatola delle nostre Petit Chara. Come potete vedere sulla parte anteriore ci sarà un'anteprima delle nostre Petit. Una volta tolto il rivestimento e il cartone, questa è la scatola nella versione secondo me più bella e più figa. Come potete vedere c'è una piccola anteprima, un piccolo disegno delle nostre Sailor Starlight. Thank you.
Queste sono le nostre petite chiare in tutta la loro bellezza. Come potete vedere, le nostre Starlight sono bellissime. I dettagli sono davvero eccezionali e trovo che, ad esempio, il colore degli occhi, la particolarità sempre delle goccioline all'interno, sia davvero eccezionale. E poi, realmente, mi sono innamorato di Sailor Kibi Kibi, Chibi Chibi Moon, e ovviamente della nostra Eternal Sailor Moon. Guardatela quanto è bella! Ho trovato anche molto carino l'idea di differenziare le basi, ossia blu scuro per le nostre Starlight, invece rosa per Chibi Chibi e Eternal Sailor Moon. Se dovessi dare un voto aggettivo a queste action figure, allora, qui ci sono due parametri: la bellezza e il rapporto qualità-prezzo. Per la bellezza darei un bel 8 pieno, per la qualità, il rapporto qualità-prezzo un 7. Sono bellissime, sono curate nei minimi particolari, forse anche in maniera molto morbosa e dettagliata, però davvero costano tantissimo. Voi non potete far pagare, io non posso pagare delle petite chara 52 euro per delle cosine così piccole, 5 cosine così, cioè è troppo. Anche questo nuovo unboxing è giunto al termine. Vi ricordo sempre che potete mettere un bel pollice in su se realmente vi è piaciuto questo video. E anzi, fatemi sapere qual era la vostra Starlight preferita e soprattutto perché. Anzi, fatemi sapere anche cosa ne pensate del vario adattamento della Mediaset, della differenza tra manga e anime, perché a me questa cosa, quando poi realmente ho letto il manga, perché ho visto prima il cartone animato e poi ho letto il manga, mi ha abbastanza sconvolto. Soprattutto pensare che l'ultima puntata di Sailor Moon in Italia non esiste. Cioè, fecero un mega riassunto con immagini random prese a caso, perché nell'ultima puntata Sailor Moon è completamente nuda e combatte contro Galaxia. Cioè, non si vede nulla, si vede solo la sagoma, si vede il seno, si intravede qualcosa, però è una sagoma, e questo la Mediaset non andò. Quindi fatemi sapere, vi ricordo sempre che potete stalkerarmi sui vari social che trovate sempre qui sotto nell'info box. Per ora è tutto, ma solo per ora, Ashura vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video!